So today I would like to talk about four reflections that can turn the mind or heart towards the Dharma. Oggi vorrei parlare di quattro riflessioni che possono indirizzare la mente verso il Dharma. So this list we find more often in Tibetan Buddhism, but also in Sri Lanka I often have heard it. È una lista che troviamo spesso nel buddismo tibetano, ma io ne ho sentito parlare anche nello Sri Lanka. So in Sri Lanka often in the beginning of a retreat or when entering the monastery they would talk about those and start with the first. And I would say, well, it is quite something outstanding that you are a human being. E quindi in Sri Lanka, nei monasteri prima del ritiro, si inizia parlando di queste cose e si dice che è una cosa veramente fantastica il fatto che siamo esseri umani. And reflecting about the fact that actually, it's not something granted. We could be an ant, we could be a mouse. Why are we a human being? E non è qualcosa che noi lo prendiamo come se fosse qualcosa di garantito, ma potremmo anche essere una formica o un topo. Cioè, perché siamo degli esseri umani? There are so many levels of existence, and these are all beings, conscious beings. Ci sono così tanti diversi livelli di esistenza e sono tutti degli esseri viventi consci. And there are levels of existence which have where beings have short life and others have long life. Some have a lot of suffering, some have quite an easy life. In queste esistenze c'è chi ha una vita breve, chi ha una vita lunga, chi ha una vita più semplice, chi invece incontra moltissima sofferenza. Sì, in Buddhist cosmology there is a whole range of levels of existence, 31 plane or 31 planes of existence. Nella cosmologia buddista ci sono queste 32 piani diversi di esistenza. Painful existences and very lofty, joyful existences. Ci sono delle esistenze veramente molto dolorose, altre che sono elevate e gioiose. They speak about hell beings, they speak about beings who are hungry ghosts who are never satisfied and thus suffering. Parlano degli esseri infernali oppure di questi spiriti famelici che non possono mai essere soddisfatti e quindi soffrono. There's the animal realm where beings are more driven by instincts. C'è il reame animale dove gli esseri sono guidati per lo più dall'istinto. There are levels of existence which what they call the devas or the angels or gods. Ci sono poi i deva che possono anche essere quelli che noi chiamiamo angeli oppure gli dei. Who have bodies of fine material. Poi ci sono delle esistenze dove i corpi sono di esistenze di materialità sottile. So a whole range of existences. E ci sono tutte queste diverse gamme di esistenza. And quite in the middle is the human existence. E un po' in mezzo a tutte queste c'è l'esistenza umana. And the Buddha would say it's very fortunate to be a human being. E il Buddha diceva che siamo molto fortunati a essere umani. Because for most human beings the ratio of happiness and suffering is somewhat 50-50.
Perché per la maggior parte degli esseri umani questo, diciamo, equilibrio tra la sofferenza e la felicità raggiunge un 50-50. But of course we can see even in human existence again all these different levels of existence. There are human beings where there's a lot of suffering and very little joy and peace, and there are others who have very little suffering. E però anche negli esseri umani vediamo che possiamo rincontrare un po' come tutti questi reami, perché alcuni esseri umani incontrano tantissima sofferenza e pochissima pace e felicità, mentre per altri c'è poca sofferenza. But if it is in a certain more or less equilibrium, this is the easiest and for people to start practicing. Però, dato che c'è più o meno questo equilibrio tra queste due cose, per le persone è più facile iniziare la pratica. Most people need a certain amount of suffering to open their eyes. E per alcune persone è necessario attraversare una grande quantità di sofferenza prima di aprire gli occhi. This is why it's said often that the so-called devas are kind of lazy in their practice. Life is so easy. È per quello che si dice che i Deva siano molto pigri nella loro pratica, perché per loro la vita è veramente facile. But still, at some point they die, and also this life is not forever. Però a un certo punto anche loro muoiono, quindi anche quella vita non dura per sempre. If we are just overwhelmed by suffering and there is no comfort at all, it's also hard to practice. Se però d'altro canto siamo completamente sopraffatti, grazie, completamente sopraffatti dalla sofferenza, non ci sarà praticamente impossibile praticare. So this is why the Buddha says it's quite valuable to be born as a human being. È per quello che il Buddha dice che nascere come un essere umano ha molto valore. And also they have this ability to reflect. E abbiamo anche questa abilità di We riflettere. have the ability to develop wisdom and clarity. Abbiamo l'abilità di sviluppare la saggezza e la chiarezza. So, can we use this chance? E quindi possiamo usare questi canti. Chance. Chance. Yeah. Scusate, queste opportunità. Mi Okay. sembrava strano. What did you say? I said chance, like can singing. Anyway. I was sorry. So maybe my pronunciation was not exact. So there is this famous image that the Buddha is describing in Sutta, of the turtle in the vast ocean. C'è questa immagine che il Buddha descrive in questo sutta famoso di una tartaruga che nuota in un oceano immenso. Says there is a yoke floating in the ocean. E c'è un giogo che sta galleggiando sulla superficie And dell'oceano. every 100 years the turtle is coming up to take a breath. Questa tartaruga va in superficie ogni 100 anni per fare un respiro. So it takes quite a lot of time until, by chance, the turtle is coming up to take a breath and coming up within this yoke. Quindi ci vorrà proprio tantissimo tempo prima che per puro caso la tartaruga, salendo a respirare, infili la testa nel giogo che sta galleggiando sull'oceano. So this is the chance to be born as a human being, the Buddha E says. il Buddha dice, questa qua è la probabilità che hanno gli esseri di nascere umani. So this just shows, well, it's nothing granted. Quindi questo ci mostra che non è qualcosa di garantito. And it's something that gives us
big chance. Can we really use this human existence wisely? E quindi dovremmo utilizzare in modo saggio questa esistenza umana perché ci dà delle grandissime opportunità. So that's the first reflection, not to take it granted to be a human being, and can we see the value of that? Quindi questa è la prima riflessione, di non prendere per garantito di essere degli esseri umani, e che è una cosa preziosa. The second is the reflection about change. La seconda è una riflessione sul cambiamento. Or anicca in Pali. Che in Pali è anicca. So if we can reflect that things are not lasting, our human life is not lasting. Quindi possiamo riflettere che tutte le cose non durano, e anche la nostra vita umana non durerà per sempre. So this kind of also gives a certain sense of urgency. E questo ci può fare arrivare un senso un po' di urgenza. So we might see that things are changing, experiences are changing, they do not last. Vedere che le cose cambiano, le esperienze cambiano e non durano. So at a funeral in Myanmar there was written. In Myanmar a un funerale c'era scritto questo. I was like you. Io ero come te. You will be like me. Tu sarai come me. Okay. So, because often we think just others die. Perché molto spesso noi pensiamo che solo gli altri muoiono. We just go to the funeral of others, we don't go to our own funeral. Noi andiamo sempre ai funerali degli altri, non andiamo al nostro. But we are not exempted. Ma noi non ne siamo esenti. So in Buddhism also the reflection of death is sometimes recommended to really to kind of reflect about the fact of that life is not forever. Quindi nel buddismo si utilizza la riflessione sulla morte per ricordarci che la vita non dura per sempre. Actually, sometimes three areas of reflections are recommended to get a sense of this anicca or change. Vengono utilizzate tre aree di riflessioni per collegarci con questo fatto di anicca, del cambiamento. And one reflection is that whenever we meet someone, something, we also have to part. La prima riflessione è che ogni qualvolta noi incontriamo qualcuno o qualcosa, ci sarà un momento in cui dovremo separarci. And important is this is not about becoming depressive, but it is more just to be reminded of reality. Qua non si tratta di diventarne depressi, però di contattare di più la realtà. And it's also about practicing vipassana meditation, and not only through reflection but through direct observation, seeing continuous change physically, mental, on all levels. It lets this truth of anicca sink into the heart. E non è soltanto una riflessione da fare intellettualmente, ma attraverso la pratica della vipassana, man mano che continuiamo a vedere tutte queste cose che svaniscono, sia mentali che fisiche, noi riusciamo a capire profondamente che questa è la realtà. And if this is really sinking into the heart, it can not completely relieve any
suffering that might arise when dear we have to part from dear people or dear ones are dying. E anche quando questa comprensione va in profondità nel nostro cuore, non è che noi smettiamo completamente di soffrire quando ci separiamo da qualcuno a cui vogliamo bene o qualcosa. But we can see it from a different perspective. Però possiamo vederlo da una prospettiva diversa. It's something not so much taken personal, but rather universal. È qualcosa a quel punto che non vediamo più come qualcosa di personale, ma di universale. We can see Dhamma. E vediamo il Dhamma. So, meeting and parting. These are two. That one is a cause for the other. Quindi c'è l'incontro e la separazione e sono l'uno la causa dell'altro. Another one is kind of gaining and losing. Oppure in altre parole il guadagno e la perdita. So that might be more in a material sense. Gain more and more material possessions, but we also have to lose them or give them away because we, at least at the point of death. E questo magari è più sul lato materiale. Noi possiamo ottenere, guadagnare tantissime cose materiali, però potremmo anche perderle, o se non altro, al momento della morte ce ne separeremo. Or sometimes earlier. E alcune volte anche prima. And another pair is birth and death. Birth is a cause for death. Un'altra di queste coppie è la nascita e la morte. La nascita è la causa della morte. Whatever is born also has to die. Tutto ciò che nasce deve morire. So that's a universal truth. Questa è una verità universale. So here meditation is also useful because we can see also when we are clinging to whatever is changing that this can really create pain. E qua la meditazione è molto utile perché possiamo vedere che quando cerchiamo di afferrare, di attaccarci a qualcosa che sta cambiando, il risultato è dolore, sofferenza. And by being aware of that pain, we also the heart might open, might get more loose without clinging. E se siamo consapevoli di questo dolore, il cuore inizia ad aprirsi e a lasciare andare questo attaccamento. But at the same time, still being open. E nello stesso tempo comunque rimane aperto. So reflecting about the truth of change is the second reflection that can turn people towards the Dharma. Quindi la riflessione del cambiamento è questo secondo aspetto che può fare inclinare le persone verso il Dharma. The reflection the Buddha had before he went on to his spiritual search was that he said, why should I, who is subject to change or subject to impermanence, seek what is also subject to impermanence? Quello che pensò il Buddha prima di avventurarsi nella sua ricerca spirituale fu perché io che sono soggetto all'impermanenza dovrei andare alla ricerca di cose che anch'esse sono soggette all'impermanenza? So if we just seek satisfaction in whatever is impermanent, then this satisfaction cannot be lasting. Se si cerca la soddisfazione in qualcosa che è impermanente, la soddisfazione non può essere durevole. It just keeps us searching.
ci mantiene semplicemente in una ricerca continua. It just keeps us running. Ci mantiene sempre in corsa. After something that in the depth cannot completely satisfy. Inseguendo sempre qualcosa che però in profondità non ci può mai soddisfare completamente. So this is why the Buddha was seeking that what is not impermanent, that what is not unsatisfactory. E per questo che il Buddha cercò ciò che non è impermanente e ciò che è soddisfacente. So, third reflection that can turn towards Dharma is to reflect about karma or cause and effect. La terza riflessione che ci può indirizzare verso il Dharma riguarda il karma, cioè la causa e l'effetto. In the Sanskrit language it's karma, in the Pali language it's kamma. In sanscrito si dice karma, in Pali è kamma. And we use it also in our language, I think. E ormai si usa anche nelle nostre lingue. But we might not really use it in the exact sense it originally is meant. Però come lo usiamo noi, di solito non si usa con lo stesso, con il significato che ha in origine. Because often it is mixed with the effect, but karma is not an effect of something, but it is the it is actually the action that has an effect. Perché quando noi diciamo karma includiamo anche gli effetti di solito, mentre la parola karma solitamente viene usata per parlare della causa che poi dà origine a degli effetti, solo la causa. Quindi. Buddha says karma is intention, is the intention. E il Buddha diceva che il karma è l'intenzione. So from which intention come our actions? Quindi da ogni intenzione deriva un'azione. There can be intentions that come from hatred, intentions that come from benevolence. Ci sono delle intenzioni che vengono dall'odio, altre che vengono dalla benevolenza. There can be wise intention, there can be ignorant intention. Possono essere delle intenzioni sagge oppure ignoranti. And there are also intentions which are completely neutral, they don't have a good or bad effect. Poi ci sono intenzioni che sono completamente neutre, quindi non hanno nessun tipo di effetto, né positivo né negativo. So, but here the Buddha points, or this reflection point, to again make a good and wise use of our human existence. Però qua la riflessione che ci incoraggia a fare il Buddha, ancora una volta, è di vedere, dare importanza a questa esistenza, cosa facciamo. There are three kinds of ownership. Ci sono tre tipi di proprietà. This is immovable goods like a house. Ci sono i beni immobili come le case. Or land. O i terreni. And there are movable goods, like a bell, like beautiful clothes. Poi ci sono i beni mobili, come una campana o un bel vestito. But all of them we have at end of life to leave them. A tutte queste cose, quando giungiamo alla fine della vita, dobbiamo lasciarle. The third kind of ownership is kamma. E il terzo tipo di proprietà è il kamma. This is that also can determine what comes next. Che è anche ciò che poi determina ciò che verrà dopo in futuro. Once when I was quite young, I sometimes went to a teacher, German nun named Ayakema.
Quando ero piuttosto giovane sono andato da una monaca, Iachema, tedesca. And she was once asked, "Well, what is reborn if there is no there if there is no I entity, then what is reborn?" E allora gli ho chiesto, ma che cos'è che rinasce? Cioè, se non c'è un io, non c'è un'entità, che cos'è che rinasce? And she said, "Well, your bad habits." E lei mi ha risposto: beh, le tue cattive abitudini. But this is a little bit one-sided because it can also be good habits. Beh, questo qua è soltanto un lato della medaglia, perché in realtà possono essere anche le buone Yeah. abitudini. But what it points to is, well, there are these different views, and one view is that, well, as a being one exists forever. Però qua si vede che c'è un certo tipo di visione, una visione è quella di un essere che esiste per And sempre. there is some never changing entity. E c'è un qualche tipo di entità sempiterna che non cambia. This view in Buddha Dharma is called a sasatta deity. That means eternity view. E nel Dharma del Buddha questa viene chiamata Sassata Ditti, che è la visione eternalista. And the other view that at the time of the Buddha was quite prevalent also, but also at our times, is the more materialistic view of Ucceda Ditti, which means it's the view of at some point everything is cut off and there is no ongoing existence. L'altra visione si chiama Ucceda Ditti, che era molto popolare ai tempi del Buddha, ma lo è tuttora, ed è una visione più materialista che quindi pensa che al momento della morte, a un certo punto tutto viene troncato e finisce tutto lì. It's also called the annihilation view. View of annihilation. Ah, annichilizione. Ok, che viene chiamata anche visione nichilista. Okay. So this view is insofar not very skillful because people might think, well, I can do whatever I like, at the end, nothing remains. E questa però non è una visione molto arguta, diciamo, perché così le persone potrebbero pensare, vabbè, in questa vita io faccio quello che mi pare, tanto alla fine, quando tutto finisce, non ci sarà nessuna conseguenza. While according to the Buddha, beings are born and die, and are born and die, and born and die, but they are not always the same, but it's the good and bad habits that kind of are continuing. Ma secondo il Buddha gli esseri continuano a nascere e morire, e però non sono gli stessi esseri, ma sono queste abitudini buone e cattive che si protraggono. So we might not really have a strong belief in karma, maybe. Magari noi non abbiamo una forte credenza nel karma. E It might not be completely necessary. potrebbe anche non essere del tutto necessario. But when we practice, we can at least experience something very immediate. Però almeno quando meditiamo, magari ci capita di sperimentare qualcosa che avviene nell'immediato. When there is greed, when there is hatred, when there is anger, how Quando does it feel like? c'è l'avidità o l'odio, com'è che si sentono queste cose? Is this a happy state? Is this a more suffering state? Sono degli stati felici o sono degli stati con più sofferenza? Or if we do an action which comes from hatred, how does it feel afterwards? O se compiamo un'azione per via dell'odio, dopo come ci si sente? Is there more peace or is there more upheaval? C'è più pace?
o più agitazione. Yeah, okay. Exactly. Or if we have a generous action, how does it feel afterwards? Oppure se invece compiamo un'azione di generosità, dopo come ci sentiamo? Mm-hmm. So this is where we kind of get in touch by experience with mindfulness regarding what is called kusala and akusala, wholesome and unwholesome. In questo modo noi possiamo entrare in contatto proprio con la nostra esperienza con quello che viene chiamato kusala e akusala. So kusala means it leads to more peace and more happiness for oneself and others, and akusala it leads to more suffering. Kusala è qualcosa che ci conduce verso una maggiore felicità e pace sia noi che gli altri, mentre akusala è l'opposto, ci porta verso una sofferenza. Mm-hmm. There is a nun living, she lived in Thailand, and they said that she was a completely accomplished or enlightened nun. Meiji Geo. She's still living? No. Okay. C'era una monaca che viveva in Thailandia e si dice che fosse completamente liberata. But her monastery is still existing, and so she lived. She passed away maybe 20 years ago or 30 years ago. Il suo monastero è ancora lì. Lei è morta una ventina di anni fa. She said, "Born into this world, you have to rely on your own inner wisdom." E lei dice, nati in questo mondo, dobbiamo fare affidamento sulla nostra saggezza innata. You can look for pain and joy. Possiamo guardare il dolore e la gioia. You can aspire things that have value and others that are completely valueless. Possiamo aspirare a cose che non hanno, che hanno valore, o ad altre che invece non ne hanno alcuno. Depending on the direction you take, you can find heaven or hell. E a seconda della direzione che prendi, puoi trovare l'inferno o il paradiso. Or the path leading to Nibbana. Oppure il sentiero che conduce al Nibbana. You can find anything. Puoi trovare ogni cosa. It is up to you to decide which direction you take. Sta a te decidere che direzione prendere. So another aspect of karma is whatever direction we take, it makes it in the future easier to take the same direction. Un altro aspetto del karma è che qualunque direzione noi prendiamo fa sì che in un futuro sarà più facile riprendere quella stessa direzione. So kind of deepen patterns, and these patterns can be wholesome or unwholesome patterns. È come se ci fossero degli schemi che diventano sempre più incisi, più profondi. So this is why it might be also even important to be aware of thoughts, because it starts with thoughts. E quindi per questo che è importante essere consapevoli anche dei pensieri, perché le intenzioni, queste cose iniziano anche con il pensiero. Do we want to nourish these thoughts or not nourish these thoughts? Quindi dobbiamo capire se vogliamo nutrire un certo pensiero o no. So this reflection on karma gives us a certain Verantwortung, responsibility regarding our precious human life. Quindi la riflessione sul karma ci fa capire che abbiamo delle responsabilità nella nostra vita umana. So there is this text that they usually often would
quoted, it's a quote from the Talmud, but it's not from the Talmud. C'è questa citazione che spesso viene detto che venga dal Talmud, ma non è vero. It is by an English writer of the 19th century. È di uno scrittore inglese del 19° secolo. Charles Reed. Take care of your thoughts because they become words. Prendetevi cura dei vostri pensieri perché peggior diventeranno parole. Yeah. Take care of your words because they will turn into action. Prendetevi cura delle vostre parole perché si trasformeranno in azioni. Take care of your actions because they turn into habits. Prendetevi cura delle azioni perché si trasformeranno in abitudini. Take care of your habits because they turn to be your character. Prendetevi cura delle vostre abitudini perché diventeranno il vostro carattere. Take care of your character because it will turn into your fate. Prendetevi cura del vostro carattere perché diventerà la vostra fede. I mean, it's kind No. Il vostro destino. Yeah, the destino, exactly. What was it before? No, I translated fate, like fate. Ah, so fate. No, oh, that would be great. Thank you, Gaut. So, and here... Sì, sarebbe bello. È tedesco. È scritto in tedesco. Ah, va bene. Si può far tradurre. Va bene, dopo il ritiro. Okay. So, thoughts, words, actions. Quindi i pensieri, le parole e le azioni. Actions, habits. Le azioni, le abitudini. Character. Il carattere. Fate. So this is il destino. The sequence here. E questa qua è la sequenza. So in Buddhist teachers or wise people also point in this direction. And I would like to quote a Buddhist forest monk from Thailand, Ajahn Mun. E anche gli insegnanti buddistici indicano questa stessa direzione. Adesso cito Ajahn Mun. Mm-hmm. Of all the many things that people value and care for in the world. Tra tutte le cose che le persone amano e a cui danno valore, che ci sono nel mondo, the mind is the most precious. La mente è la più preziosa. In fact, the mind is the foremost treasure in the whole world. So be sure to look after it well. In effetti, la mente è la cosa più preziosa di tutto il mondo e quindi bisogna prendersene cura con bene. To realize the mind's true nature is to realize Dharma. E realizzare la vera natura della mente è realizzare il Dhamma. To really understand the mind is the same like understanding Dharma. Comprendere veramente la mente vuol dire è la stessa cosa che comprendere il Dhamma. Once the mind is known, then the Dharma is known in its entirety. Quando la mente è conosciuta, anche il Dhamma è conosciuto nella sua interezza. And he uses the word citta. E qui usa in Pali. La parola citta in Pali. And citta can be translated as mind, but also sometimes it's translated as heart, not the organ of heart, but mind doesn't mean only the intellectual mind, the thinking mind, but it's also the affective mind, also including the emotional mind. E citta viene tradotto non solo con mente, ma anche con cuore, non cuore come organo fisico, ma per sottolineare il fatto che non è solo la mente intellettuale, ma anche tutte gli altri aspetti. So it's about understanding the mind and understanding the heart. Quindi si tratta di comprendere la mente e il cuore.
So clearly, the mind or heart is a priceless possession that never should be overlooked. Quindi la nostra mente e il cuore è una nostra, il nostro possesso elevato che no, non dovremmo mai dimenticare. The fourth reflection. La quarta riflessione. Reflection is about the shortcomings of samsara. La riflessione che riguarda le scorciatoie del samsara. No, cos'è shortcoming? Ah. Ah, i difetti del samsara. Yeah, okay. Yeah, yeah. So, this is maybe a very strange one, or very subtle one. E questa può essere una un po' strana, un pochino sottile. Because it kind of presupposes that beings are born and die and are born again and die, and that might not be everyone's view. That might not be everyone's belief. Ah, ok, e quindi sì, ho capito. Quindi è un po' può essere un po' strana perché presuppone comunque questa visione degli esseri che nascono e rimuoiono, nascono e rimuoiono, e magari non è la vostra visione. Yeah, so that might be in Burma and Thailand, this is for people clear that it's like that. Quindi, per esempio, per le persone in Birmania o in Thailandia è chiaro che le cose stanno così. But it might not be for us, and it's also not necessary to have this belief in order to practice, because practice actually happens here and now, and it's about observing reality that we can observe here and now. Per noi non è veramente necessario abbracciare questa visione per praticare, perché praticando noi osserviamo le cose che succedono qui e ora, in questo momento. However, when practice is really deepening and one is deeply observing arising and passing, arising and passing, arising and passing. Però quando la pratica si approfondisce veramente e noi continuiamo a osservare questo sorgere e passare, and often on different levels, on a micro level as well as on a more macro level. E questo viene osservato in diversi livelli, un livello più macroscopico, un livello più microscopico. Then it might, through reflection, might make sense that whatever arises passes, but what passes also arises somehow again. E quindi per la mente inizia a diventare chiaro che tutto quello che sorge passa, però è anche evidente che quando una cosa è svanita sorge subito qualcosa di nuovo. So there is a chapter in the discourses of the Buddha of the Samyutta Nikaya. C'è un capitolo nel Samyutta Nikaya che sono dei discorsi del Buddha. And this chapter is called, oh, where is it? The Anamattaga Samyutta. And that means the discourses on without discoverable beginning. Il titolo è il discorso su un inizio che non è trovabile, non è scopribile. Sì, a circle. Where is the beginning of a circle? È come un cerchio. Dov'è l'inizio di un cerchio? So, in the same way, being born and dying, born and dying, where is the beginning of a circle? Nello stesso modo, quando si nasce e si muore, si nasce e si muore, dov'è l'inizio di questo? And where is the end of it? E dov'è la fine? And still the Buddha says there is an end to samsara. Ma però il Buddha ci dice che c'è una fine al samsara. But the end of this
world is not something that you find outside, but you find inside through wisdom. Ma la fine di questo mondo non è qualcosa che si trova al di fuori di noi, ma all'interno grazie alla saggezza. Through letting go that arises from wisdom. Grazie a un lasciare andare che avviene per via della saggezza. You can see these Tibetan paintings of the wheel of life. Potete vedere questi dipinti tibetani dove c'è disegnata la ruota della vita. And there is a frightening being that opens the mouth and in its mouth there is this wheel. It holds it in its mouth. E c'è questo essere terrificante che con la bocca morde questa ruota, ha i denti sulla ruota, and sta mordendo. This being actually is called Mara, or that's a personification of ignorance. Questo essere viene chiamato Mara ed è la personificazione dell'ignoranza. So in its mouth there is this endless arising and passing. E quindi la sua bocca è questo sorgere e passare infinito, continuo. In all kinds of existence, pleasurable existence and suffering existence. In tutte queste diversi tipi di esistenza, da quelle più piacevoli a quelle più dolorose. And the overcoming of ignorance, the complete overcoming of ignorance and with the peak of wisdom. Ma quando superiamo completamente questa ignoranza e la sofferenza, la bocca si apre. Lets go the grip of arising and passing. E così viene lasciata andare questa presa del sorgere e passare. So, like one teacher once said, well, where is the end of seeing? The end of hearing, the end of tasting. Quindi un insegnante dice, beh, dov'è la fine, il termine del vedere, dell'udire, del gustare? How would it feel to live forever hearing and seeing and tasting? Come sarebbe se vivessimo per sempre continuando a udire, vedere, and there are different people. Some would say, "Well, that would be great." E alcune persone direbbero, "Beh, sarebbe fantastico." And others would say, "Well, at the end it might be tiring." Mentre altri dicono, "Beh, alla fine sarebbe un po' stancante." So, and this kind of circles of existence we can also observe in just one day on a retreat. E tutto questo cerchio dell'esistenza possiamo anche in qualche modo vederlo in una giornata di ritiro. There might be a very joyful existence for a while, but then there might be a really painful or boring or suffering existence. Per un pochino magari abbiamo questa esistenza molto gioiosa e felice, poi però ci sono altri momenti terribili e altri dove invece ci annoiamo. So we go through these ups and downs and in a way are born again and again into different existences just within one day. E quindi attraversiamo questo su e giù continuo, è un po' come andare da un'esistenza all'altra, ma questo lo possiamo vedere in un giorno solo. And then there might be such a heavenly existence. Magari vediamo che ci sono queste esistenze paradisiache. And then your neighbor makes a loud noise and you are in hell again. E poi però il tuo vicino fa un rumore e quindi rifinisci all'inferno. Okay. So. Here the Buddha, for example, says, because we have still some time, I can quote about the samsara.
Il Buddha, per esempio, dice sul samsara. Hey, bhikkhus, this means monks. This samsara is without discoverable beginning. Monaci, questo samsara è senza un inizio individuabile. The first point is not discerned of beings roaming and wandering. Non si può distinguere un primo inizio di degli esseri che vagano in giro, Hindered by ignorance. ostacolati dall'ignoranza, Fettered by craving. incatenati dalla brama. Suppose a man would reduce. No, that's a four. That's the wrong one. What do you think? Which is more? The stream of tears that you have shed? Che cosa pensate? È di più il fiume di lacrime che avete versato? As you roamed and wandered through this long course. Mentre vagavate in tondo in questo lungo Weeping and wailing percorso? because of being united with the disagreeable. Che avete versato perché vi siete uniti a ciò che non era desiderabile? Or separated from the agreeable. O perché siete stati separati da ciò che invece desideravate? What is more, these tears or the water in the four great oceans? Che cosa pensate? Sono di più queste vostre lacrime o le acque dei quattro grandi oceani? And then the monks rightly answer, no, the tears are more than the four great E i monaci oceans. poi in modo corretto risposero: sono di più la quantità delle lacrime che abbiamo versato noi, piuttosto che gli oceani. Okay. But then Buddha would give other examples, not about tears, that sounds a little bit, well, quite negative, but he would also give the example of the mother's milk that one has drunk. Ma il Buddha dà anche degli esempi un po' meno negativi, di quello delle lacrime, come il latte della madre che And abbiamo even bevuto. the mother's milk one has drunk in the course of samsara seems to be more than the water in the four great oceans. Cioè, anche il latte della madre che abbiamo bevuto continuando a rinascere, il nostro samsara è di più dell'acqua che si trova nei quattro grandi oceani. Anyway, so this is another reflection that for some people can be a cause for turning towards Dharma. Questa è un'altra riflessione che può aiutare alcune persone a indirizzarsi meglio verso il Dhamma. What I call those who are wary of samsara. E quelli che io definisco quelli che sono veramente stufi del samsara. But one should not think, well, the solution is to end one's life, because it doesn't end samsara. Però la soluzione qui non sta nel porre termine alla propria vita, perché questo non farà arrestare samsara. But the Buddha truly says there is an unborn, there is an undying. Il Buddha ci dice che c'è ciò che non è nato e ciò che non muore. So it's about developing deep wisdom through through mindfulness that can lead its way. Quindi si tratta di sviluppare una saggezza profonda, grazie alla consapevolezza, che poi ci condurrà lungo questa via. I remember my teacher, Sara Upadhita in Burma, when giving interviews, he would say to one person who has actually gone quite far in the practice and experienced what is called unconditioned. Mi ricordo che il mio insegnante, Sayadaw Pandita, durante i colloqui, quando stava parlando con una persona che era andata abbastanza in là nella pratica, quindi aveva già sperimentato ciò che viene chiamato l'incondizionato, And then he said, "The long, long journey will come to an end." e
E disse: questo lungo, lungo viaggio arriverà una fine. So our long, long journey through samsara. E questo nostro lungo, lungo viaggio nel samsara. So to sum it up, Quindi per riassumere, reflecting about the value of our human life. riflettiamo sul valore della nostra vita umana. Che What are we doing with it? cosa stiamo facendo con essa? How are we using it? Come la stiamo usando? And also about impermanence. E anche riflettiamo sull'impermanenza. Because it also can show us that we might not have endless time. Perché potremmo pensare che non abbiamo un tempo infinito. It might remind us on what has really value for us in life. E questo ci può ricordare le cose che hanno veramente valore per noi nella vita. And it might remind us that just thinking at some time, in some time in the future, I will do what I think is important. I don't have the English word. There is a word. It's called procrastinating or Ah, something. ok. E ci Isn't può that right? Procrastinating. also in Italia Yeah. e ci può anche aiutare a non procrastinare pensando che tanto abbiamo sempre tempo nel futuro per fare le cose. So in this sense, reflection of impermanence is also useful. Quindi in questo senso questa riflessione sull'impermanenza è molto utile. And then the reflection about karma in the sense of, well, there's a choice, there's always a choice which direction to take. E poi la riflessione sul karma che ci fa capire che c'è sempre una scelta su che direzione prendere. And really, practicing meditation, mindfulness is usually supporting us in seeing the difference between wholesome and unwholesome choices. E quindi praticare la meditazione ci aiuta molto a capire qual è la direzione da prendere verso ciò che è salutare e non verso ciò che non lo è. But it's not a guarantee that we will always take the wholesome choice. Ma questo non garantisce che noi faremo sempre la scelta giusta, quella benefica. Because our citta, or mind, heart, has already been trained in the past. Perché citta, questa nostra mente-cuore, è già stata addestrata, abituata in passato. The citta has already certain habits. Quindi ha già delle abitudini. The citta has already a certain character. Ha già un certo carattere. So it might tend through this again and again to certain directions. Quindi magari ancora e ancora tende ad andare verso determinate And direzioni. then we come to a retreat, and here we are in a very safe place. E poi quando siamo in ritiro ci troviamo in questo posto che è un posto molto And we take the sicuro. precepts and so on, and we are supported by the group. E prendiamo i precetti, abbiamo tutto il sostegno di un gruppo. And we might develop quite a wholesome mind. E allora possiamo sviluppare una mente salutare. And get a sense of what is wholesome, what is unwholesome. Così riusciamo magari a capire meglio il significato, il senso di che cos'è qualcosa di benefico e invece di But malsano. then when we come back, we don't have this support. Però quando torniamo a casa non abbiamo più questo And sostegno. kind of old citta is there. E è un po' come se ritroviamo la nostra vecchia citta. So this is why one retreat cannot completely change our patterns. E quindi, insomma, un ritiro solo non può cambiare completamente tutti i nostri schemi. So, but it can foster the wholesome qualities. Però può
rafforzare le qualità benefiche. But it can also show that this is more than just one retreat. This is really a lifelong endeavor to really look at our heart and mind and take care of it well. Però ci mostra anche che non è una cosa che si fa in un ritiro solo, ma si tratta di un impegno che dura tutta la vita, in cui noi dobbiamo continuare a osservare, a comprendere questo nostro cuore. And to know it, to really learn to know it. E imparare veramente a conoscerlo. And also to know all the difficult and unwholesome patterns. E conoscere tutti questi schemi difficili e malsani che ci sono. So this makes it with the time more and more workable. E poi col tempo diventerà sempre più lavorabile, malleabile. So, and the fourth reflection is a reflection about the unsatisfactoriness of samsara. La quarta riflessione è quella che riguarda l'insoddisfacenza del samsara. So, I think we can stop here and sit for 1 minute in silence. Ci fermiamo qui e sediamo 1 minuto in silenzio.